Ciao ragazzi, allora io sono Luca, uno dei broker della Madison Motors e lui è Renato, uno dei nostri fidati clienti. Ciao! Stiamo andando con questa Opel Kadett, che l'abbiamo tirata lucido per l'occasione, a fare un servizio fotografico per la manovella. Eccoci qua a Villa Rei. Oggi abbiamo un Opel Kadett, una Peugeot 205 GT, un Alfa Romeo 1.6 veloce, lanciatema 500, una DS e una Maserati. Tra poco facciamo il servizio fotografico per la manovella. Ciao ragazzi, siamo con Luca Marconetti, redattore. Ciao. Della manovella. Manovella mensile ASI. Esatto. Oggi siamo a Villa Rei per. Oggi siamo a Villa Rei perché con un po' di auto del neonato gruppo Stellantis, ma ovviamente dell'epoca, abbiamo riunito un po' di modelli di tutti i gruppi per fare inizialmente principalmente la copertina del prossimo numero della manovella, numero di febbraio, e poi per illustrare il servizio all'interno. Riguarda appunto a tutti i marchi del nuovo gruppo Stellantis, quindi gruppo Fiat, PSA, Peugeot, Citroen e Opel. E qualche macchina abbiamo oggi, appunto, abbiamo visto dei capolavori veramente. Abbiamo qualche capolavoro assoluto come Maserati 3005 GT, Citroen DS, 500N, quindi una delle primissime prodotte, e poi qualcosa di più moderno come la Peugeot 205 GT, che è un po' il simbolo della produzione Peugeot. Opel Kadett, un modello prodotto per tantissimi anni in tantissime versioni, venduto in tutto il mondo. La fidanzata degli italiani, la mitica Giulietta Spider, anche se quella è un modello Giulia perché montava motore 1.6. È una Fulvia Rally, 1.3 Rally, tra l'altro di proprietà della collezione ASI. E ho visto che sono manutentate molto bene, ben curate, sì, da appassionati. Cerchiamo di trovare macchine ben manutentate e soprattutto con le certificazioni ASI ai massimi livelli, targhe oro o con caratteristiche assimilabili a una targa oro, quindi totalmente originali con le caratteristiche di fabbrica. Esatto. Invece tu, la tua qual è? La mia è questa tema blu che ho portato per far numero, in realtà una rappresentante del marchio Lancia ce l'abbiamo già. La tema è una macchina comunque importante perché fa parte del progetto tipo 4 che a metà degli anni 80 riportava il gruppo Fiat nel settore dell'ammiraglie con tema, croma, poi 164. Bene, bene, dai, grazie Luca. Grazie, e allora facciamo un po' di foto, dai. Yes, bene. Siamo pronti. Il fotografo, dammi un saluto. Sono Roberto Piccinini, ciao. Fotografo ufficiale della manovella e di altre riviste.